si capisce niente, vai. Ah, un po' di luce. Sì, in ritardo, eh. Oh mamma mia, ma in ritardo, ma scusi io. Gentilmente, qui non si scherza, qui si lavora. Ma che mi dà? Prima si prende la mia. Sì, ma io sono sarei venuto per. Cioè, mi hanno detto di venire da. A parole sue. Costo di corteggiamento, un ambiente un pochino più. Babù, volessimo un attimino concentrarci, sì, per favore. Poi lo aggiungiamo lo bello papà. Mettete qua il dito, perché questo dito qua quando non volete sparare, quando mettete, prendete la mira, poi c'è il dito qua. Ma che dito. Il dito no, ho fatto pianoforte. È sensibile. Perfetto. Quando dovete sparare, puntate qua, guardate qua, tac, comunicazione. Voi diventerete bravissimi, dovete imparare. Mo facciamo una bella prova. No. Sì. Qui, non possiamo perdere tempo. Il tempo è denaro. Vabbè, che noi denaro qui non ce l'abbiamo. Ascoltami. Sì. Concentriamoci. Vieni. Dove mi porta? Dove mi porta? Facciamo una bella prova, ti devo ben addestrare. Ricordi, ero un grande professionista. Quando stavo sopra, scusami, ero proprio un killer. Killer? Allora, spalle rilassate, sì, una respirazione, ma insomma qui si fa sul serio. Prego, dito dentro. Dito dentro? Ma qui ci scatta. Adesso, pronti? Vai! Vai! Ma che mi fa fare? Ma non devi capire cosa stai facendo qui, eh? Io sono venuto per un corso di corteggiamento, io pensavo che mi desse un mazzo di fiori, mi spiegasse come corteggiare, perché io amo Paola Baracca, io ho preso una fisma da Paola Baracca, quella bellissima donna, quella è una speranza. Ma sono il terrore di quei cretini della sopra, che come al solito confondono le cose e mandano giù la persona sbagliata, e io perdo tempo. Ma perché? Perché tempo che giù, parla sempre di giù. Ma lo sai dove siamo qui? No, però mi sta venendo un sospetto. Ah sì? Sì. Qui siamo all'inferno. Questa me la riprendo. La riconsegna, sì. Conta fino a tre. È uno. È due. Un secondario. Tre. Spiritoso. Mi hai stufato. Oh, basta prendere in giro. Ma non ti ammazzo. Io stesso, che sto facendo qui? Te lo dico io dove ci troviamo. Non è di Equitalia? No, figuriamoci. Basta con sta mano. Ma è lei? Io la conosco. Non è... Segreto. Bernardis, quel famoso maestro del ballet. Aveva un'accademia di danze popolari qui a Roma dagli anni 70, mi ricordo, ma... È rimasto qua. Ci è arrivato adesso, ci è arrivato. È rimasto qua. Anzi no, che dico, ma allora lei è un angelo. E che vuoi fare? Oddio, quando sbalza miglior vita. Non lo so, ma... Però sono stato scelto per risolvere questa situazione, smuovere, come loro signori sanno, la situazione incallita, ingabbiata in un carattere, una persona che potrebbe fare, però... Senta, cosa sei limitata a se stessa. Bisogna essere spontaneo. Devi essere. Sono troppo accademico, mamma. Al di là della cravatta, capite? Io sono cravatta a palla, sai. Il signore mi ha mandato. Dice stavolta non ti mette in bianco, sennò dopo la gente. Vero, ma è questione, spara. Sì, no, è vero? Come si dice? Spaventa. Invece mo chi è questo ghiacciolo che arriva? E invece uno viene normale, tu mi vedi, ma l'altro non mi vedono, quello è il discorso. Sì, comunque andateci piano. Mi dispiace pure perché io sono un po' estionico. Con tutte queste novità andateci piano, perché. Comunque, sempre ho capito. Vabbè, senti, qui tocca andare al sole. Devi fare qualche prova. Ma io sono. Tra noi facciamo qualche prova e poi ti butti. Ma io sono un ciocco di legno. Ma no, adesso non sei un ciocco. Ti devi comportare normale. Perché il fatto che tu vuoi seguire un copione è quello che ti limita. È il copione. Quindi, se tu sei disponibile, io non voglio dare dettami, consigli, ma dei suggerimenti di come farei io.
adesso te lo faccio vedere io come balla l'angelo, anzi un angelo. Tramandare questo sentimento, altrimenti no. Ma non si vede con protezione. La parare non ti vede proprio. Si deve innamorare, la devi fare innamorare. E questo, speriamo. Speriamo veramente. Che devo fare, mamma mia, ho fatto di tutto. Sì, te stesso. Lascia perdere a Dio, te stesso. Vabbè.